è il bello che noi siamo sempre pronti. Allora, sono con due amici, uno l'avete riconosciuto perché è sempre molto attivo, insomma, anche vicino al Foggia, che è il presidente del Foggia Social Club, Gino Di Pietro, e alla mia destra invece il presidente di un'associazione sportiva dilettantistica EPIC, Andrea Stroppa. Un cognome, una garanzia, grazie. Quindi lui non ha giocato nel Foggia, no. Però insomma, lo sport è praticamente casa sua. È da sempre dentro di me. Allora, parliamo di questa associazione sportiva dilettantistica EPIC, che nasce ad agosto 2020, quindi cioè, subito dopo il lockdown, sì. 3 mesi in casa, cosa facciamo? Fondiamo un'associazione sportiva dilettantistica. EPIC perché? EPIC perché allora, l'idea nasce da mia e di mio cognato, Pio Guglielmo De Nittis. Tutti e due sportivi, tutti e due amanti dello sport, volevamo fare qualcosa a Foggia, qualcosa di diverso. Volevamo fare qualcosa di, fra virgolette, epico. Ecco perché. Ecco. Da lì il nome EPIC. Partiamo da stare in casa, pieno lockdown, abbiamo detto che cosa facciamo? Troviamo una struttura e cerchiamo di renderla diversa e creare dei valori diversi e invitare bambini, qualsiasi tipo di bambino, a venire a conoscere lo sport e a divertirsi. Beh, bellissima, cioè un'iniziativa fantastica. Poi alla fine, grazie. Sappiamo che lo sport è importantissimo non solo alla persona che pratica le varie attività, le varie discipline, certo. Ma è importante anche per altri fini, insomma, meglio una distrazione positiva che altre distrazioni negative. Insomma. Assolutamente sì, portare i bambini, in questo caso noi puntiamo molto dei piccoli che vanno dai 5 ai 15 anni, portarli all'interno di un centro e toglierli dalla strada, è lì che nasce il nostro progetto, che è stato premiato finalmente a settembre 2021 da Sport e Periferie 2020. Li portiamo a sia bambini normodotati e non, li portiamo a conoscere due tipi di sport che sono il padel, che in questo momento è lo sport il boom sta avendo il padel, e il calcetto, che è lo sport per eccellenza, il calcio, e li portiamo in questo progetto a farli sia divertire, ma attraverso due associazioni che sono il Centro Critico Ipsum e l'associazione Foggia for Children, che è un progetto, li portiamo a vivere lo sport in maniera diversa, e quindi anche l'unione fra i ragazzi normodotati e non, a farli integrare, rende questo progetto qualcosa di interessante e differente. So che accennavi al luogo, alla location, certo, alla struttura, perché l'ex K3, famosissimo a Foggia, l'ex K3, esatto, che adesso l'abbiamo rilevato su Via Napoli al chilometro 3, l'abbiamo rilevato e lo trasformeremo, la trasformeremo completamente, perché il K3 nasce soltanto da calcetto, quindi come centro, certo, di calcetto. Adesso leveremo un campetto da calcetto e faremo due campi da paddle completamente diversi, strutture moderne, coperte e non coperte, e poi rifaremo completamente anche le strutture da calcetto e renderemo comunque sia la struttura innovativa. Perfetto, quindi potranno soffrire tutti o solo alcuni? No, assolutamente, il progetto è, ecco perché con le due associazioni il progetto verrà indirizzato a tutti i bambini. I bambini normodotati e i bambini non normodotati, i bambini quelli che noi chiamiamo speciali. Beh, allora, è di speciale, insomma non, di persone speciali, se ne occupa anche il Gino, certo, Di Pietro come presidente del Foggia Social Club, con il progetto Foggia for Children e tanti altri progetti che insomma sono stati solo stoppati durante questo periodo. Esatto, esatto.
Però interessante questa unione di intenti tra l'Associazione Sportiva Dilettantistica Epic e il Foggia Social Club, il Foggia For Children. È una sinergia che è nata in maniera naturale attraverso Stefano Teta, che conosceva già Foggia Social Club, sapeva che cosa facevamo, che era sostanzialmente inclusione dell'infanzia disagiata dal punto di vista economico e anche dal punto di vista fisico. E quindi c'è stato questo incontro, diciamo, naturale con questa SD che aveva gli stessi nostri indirizzi dal punto di vista proprio ideale. Certo. E quindi non potevamo che metterci insieme, anche perché noi nel nostro logo, sai benissimo, che sta insieme si vince, quindi assolutamente. Era naturale. Beh, era naturale. Un logo che insomma lo passo anche sulle magliette. E il logo nostro, che comparsa anche sulle magliette Foggia, del Foggia, quindi, sì. Proprio nell'anno più complicato dal punto di vista sportivo, certo. Perché era l'anno della ripartenza, certo. dal mondo dilettantistico, certo. Di nuovo, nuovamente il Foggia che aveva visto fino a un anno prima il campionato di Serie B, che certo. Insomma è stato certo. Traumatico per tutti, quindi ha portato bene. Allora, parlavamo della possibilità che di questa struttura, ci sono dei tesseramenti, ci saranno... Assolutamente sì. Come sarà disciplinato il tutto? Assolutamente sì, cioè nel senso come funzionano tutte le ASD, ci saranno dei tesseramenti. In questo caso con Foggia For Children avremo il nostro progetto avrà un sostenimento a livelli di costi nel tesseramento dei piccoli atleti e ci sarà la copertura assicurativa, ci sarà una scontistica e una retta solo per il Foggia For Children, ci saranno l'aiuto di altre associazioni, ci sarà la fornitura da parte nostra di tutte le racchette, in questo caso da paddle, perché con Foggia For Children andremo ad insegnare ai bambini dell'età di 8 anni il paddle, quello sport che dicevamo prima che in questo momento sta facendo il boom. Esatto. Allora, giusto per ritornare sulla tempistica, cioè quando sarà pronto, c'è la possibilità? Allora, noi speriamo prestissimo. Noi stiamo prestissimo, siamo stati, ripeto, premiati. Questa nostra forza, questa nostra, e seguiti da lo studio Teta che ci ha aiutato nel progetto, abbiamo creduto fortemente a questo progetto e dopo un anno siamo stati premiati. Speriamo di iniziare subito, speriamo di avere l'ok, in classifica già ci siamo. Siamo riusciti ad avere, adesso speriamo che ci danno subito l'ok per iniziare, perché noi vogliamo iniziare subito. Speriamo che l'anno prossimo di questi tempi stiamo già giocando sia a calcetto che a padel. Ottimo. È un appuntamento, quindi io lo dico a chi ci seguirà attraverso i social o anche in televisione da qualche parte, insomma in qualche servizio giornalistico, insomma noi ci auguriamo veramente, qualcuno in un'altra trasmissione dice facciamo il nodo al fazzoletto, quindi e noi questo nodo ce lo facciamo. Ce la facciamo. Ce la faremo, questa è la parte bella, insomma è la Foggia bella, è la Foggia che vogliamo e desideriamo si allarghi sempre più. Abbiamo detto tutto? Sì. Tutto quello che si doveva credo dire? Proprio di sì. Credo proprio di sì. Chiudere a Stefano. Ecco, allora... Con il quale ha organizzato insieme alla sorella. È stato fondamentale. Allora, non solo per l'utilizzo, perché insomma, non so se si era visto, ma c'era tutto. Ecco, adesso dice grazie per la vostra attenzione, le varie slide che si sono alterate. Stefano è un nome importante, una garanzia, insieme alla sorella che si chiama Gabriella. Credo abbiamo toccato tutti sì, i temi, sì. Tutti non. Sì, è stato... C'è qualcosa che vorresti aggiungere? No, è stato un progetto importante per la città di Foggia, è molto importante perché insomma è una riqualificazione di un'area periferica che è abbandonata anche dal punto di vista commerciale. E rientra diciamo in un quadrilatero importante con il Gino Lisa, con
anche diciamo, l'attività della multisala, può entrare in una riqualificazione della zona e insomma sono fondi comunque statali importanti che arrivano a Foggia e per lo sport, per i bambini e per tutti, quindi penso sia un grande, grande risultato fatto in sinergia. Perfetto. Ragazzi, non ci resta che attendere il giusto tempo e poi Foggia sarà dotata di questa struttura dove veramente si darà la possibilità a tanti ragazzi come dai 5 ai 15 anni di poter e non solo, anche gli adulti non so, certo. siamo dentro nel ranch, quindi perfetto, siamo possiamo andarci dentro, pure noi. Sì. grazie all'associazione sportiva dilettantistica Epic e grazie anche al Foggia Social Club, Foggia for Children di Gino Di Pietro. Foggia pian piano, insomma, con la buona volontà, i passi si possono fare in avanti e mai indietro, e questo è una cosa fondamentale. Grazie a tutti, grazie. Quando seguite tutto.